Le video notizie di Distribuzione Moderna. Nasce in Italia la prima bottiglia in plastica PET bianco 100% riciclabile. A svilupparla è Parmalat, parte del gruppo Lactalis e leader nel mercato del latte, grazie a una tecnologia proprietaria resa possibile dalla collaborazione con Dentis Recycling Italy, operatore nel mondo del riciclo con cui l'azienda ha contribuito a sviluppare la prima filiera in Italia del riciclo per le bottiglie del latte. Al via anche un programma di iniziative volte a sensibilizzare e orientare i consumatori al corretto riciclo delle bottiglie. Siamo i primi a farlo in Italia e probabilmente in Europa. È un progetto complesso che è partito 4-5 anni fa col nostro centro di ricerca e sviluppo interno, che ha studiato appunto questo nuovo packaging insieme nella filiera con quelle che sono le istituzioni scientifiche, quindi le università, ma soprattutto con un partner industriale, leader europeo del riciclo della plastica, che è Dentis. Tutti insieme siamo arrivati dopo 5 anni di lavoro a questo grande risultato e siamo molto felici di poter dire che tutte le bottiglie PET bianche della Parmalat usciranno totalmente riciclabili col 50% di plastica riciclata. È una via nuova, apriamo una via nuova come leader, giusto, che abbiamo fatto noi, che speriamo e pensiamo che altri ci seguiranno, e quindi sarà un passo importante per la sostenibilità ambientale. Da rifiuto a risorsa, ogni bottiglia al fine del suo ciclo di vita potrà quindi essere riciclata e reinserita all'interno del sistema produttivo, creando un nuovo valore per i consumatori, le aziende e l'ambiente. Stiamo parlando di 300 milioni di bottiglie che la Parmalat con tutti i suoi brand produce all'anno, e quindi avendo la possibilità di riciclare tutti questi 300 milioni di bottiglie è il primo aspetto importante. B, avendo la 50% di riutilizzo della nostra plastica riciclata all'interno delle nostre bottiglie, vuol dire risparmiare di fatto 150 milioni di bottiglie ogni anno che non verranno immesse nell'ambiente. Questo fa parte di quello che è il grande progetto della Lactalis Mondo, che è quello di arrivare entro il 2025 alla riduzione del 25% di emissioni di CO2 e entro il 2050 all'azzeramento di emissioni della filiera della CO2, ma con due progetti specifici, uno sul benessere animale e uno, guarda caso, proprio sul packaging, quindi di tutto quello che possiamo fare per ridurre l'impatto, che quindi poi riporteranno all'obiettivo iniziale di arrivare al 2050 a emissioni zero. E noi, per fare questo progetto, al di là dell'investimento di persone, di risorse e di know-how che abbiamo a disposizione, 4-5 anni di lavoro sono già un investimento importante, c'è anche un investimento economico. Solo il cambio delle tre linee di produzione per avere delle linee che producono PET è stato di 21 milioni, due linee messe qua su Collecchio e un'altra linea a Zevio, il grande stabilimento in provincia di Verona, che produce anche quella in bottiglia di PET.